primo luogo che andiamo a visitare si chiama il famosissimo castello di Palaio Pili. Palaio Pili, che significa? Pili viene dal greco pilare. Dai, che pilare. No. Va bene, comunque andiamo al castello a fare. Che castello è? È un castello di origine bizantina dove troveremo dei resti. Welcome. Welcome. What's your name? Gianni. My name is Gianni Catastrofe. Gianni Catastrofe. Abbiamo trovato questo nostro amico Gianni. Giannis. Il castello quando è stato costruito? Castello? Where is born the castle? In a monastery. Yeah. After monastery, one house, before tenement house, to arrive the castle. Yes. Dov'è? Quello dov'è? Calimera! Calimera! Sto castro, calosi state sto castro to Olpili. Sto castel Olpili very beautiful. Many, many, many years. Before Christmas castel Olpili. Many historic. Stay here before 3015 people Greekish. After is coming Holler. Holler in a many years you name Holler. And the people kaput is coming the new people. Il castello di Pili è stato fondato nell'undicesimo secolo. Troviamo nei dintorni comunque anche dei resti bizantini e è stato disabitato durante tra il 1300 e il 1500 e durante l'occupazione ottomana. Circa nel 1830 poi è stato completamente abbandonato a causa di una piaga. Attenzione, salite su per sentiero, visitate la parte bassa del castello, tornate indietro come se andate via, trovate questa freccia D13 o 13, insomma questa freccia, salite su per andare in cima al castello, The Castle.